Quanto costa una confezione di questo tipo, più o meno? Di 7 euro, ecco. Mi racconta il processo di come viene lavorato questo petto di pollo? Vengono fatte le cosce, vengono fatte le ali separate e il petto di pollo che viene staccato dal petto proprio. Qui vedo anche dei prodotti, diciamo, già preparati. Carne di pollo, il 19%. Sì. Ma tutto il resto che cos'è? Allora, prima tutto questo prodotto non si andava perso, si buttava. Poi si sono inventati i prodotti pronti, le cotolette, le spinacine, i cordon bleu, eccetera, eccetera, che usano, non è lo scarto del pollo, però, insomma. Bisogna infatti distinguere tra carne e carne separata meccanicamente, spesso riportata in etichetta con la sigla CSM. Non lo voglio leggere, No, perché glielo so devo. che non li voglio mangiare, però quando non ho fatto altro faccio questo. Carne di pollo separata al 25%, Ma lei sa che vuol dire spinaci. separata meccanicamente? No. Che procedura è? No. È una carne che viene separata dalla carcassa dell'animale in due modi diversi. Si parla di bassa pressione, viene soltanto raschiata. Invece se si utilizza l'alta pressione addirittura si spremono le carcasse. Una volta eliminate le parti migliori del pollo, cioè il petto, le cosce e le ali, rimane la carcassa che viene messa in una macchina particolare che spreme la carcassa e quindi fuoriesce una poltiglia rosa praticamente composta da ossa, pelle e midollo. Si chiama carne separata meccanicamente, ma della carne non ha più nessuna riconoscibilità.